una reazione, un meccanismo tattico, c'è una persona lì che dice che forse tu non ti ricordi che hai fatto con lui un patto di collaborazione. E il suo intervento sarà appunto sull'urbanismo tattico. Abbiamo Federico Del Prete, di Legambici, gli ha detto che non sei abituato a essere interrotto durante le presentazioni, e ti interromperò in una slide perché è una cosa che stiamo facendo anche a San Donato, però trovo il microfono. Grazie, è bellissimo. Cambiamo schema, io sono Federico Del Prete, buonasera a tutti e grazie a tutti. Cercherò di essere rapidissimo perché mi pare che siamo già avanti. Sono il presidente di Legambici, che è la divisione nazionale di Legambiente, che come sapete è la maggiore associazione ambientalista italiana dedicata alla mobilità attiva e alla ciclabilità. Mi hanno chiesto stasera di parlare di urbanismo tattico. Che cos'è l'urbanismo tattico? Io la vedo così, è una palla di vetro nella quale guardare il futuro. Cioè lo spazio delle nostre città sta cambiando, e come cambia? Cambia in misura delle persone e non, ad esempio, è un tema che sta aleggiando in questa sala da un po', per le automobili. Le automobili stanno ferme il 95% della loro vita utile, le persone no, e forse è meglio dare lo spazio alle persone piuttosto che alle automobili. E il tema infatti è più urbanistico forse che di mobilità, ma a me piace molto associarlo alla mobilità. Questo è quello che sta succedendo nel nostro mondo, nella nostra vita di tutti i giorni, magari non esattamente a San Donato in tutte queste articolazioni, però per esempio nella città che vedete sullo sfondo, che è Milano, sì, cioè noi abbiamo un dinosauro ormai fossile e da lì stanno scappando via tante cose diverse, tra cui naturalmente nessuno vuole che il dinosauro muoia del tutto perché sarebbe anche stupido, ma deve un po' restituire a tutti gli altri pezzi quello che si è preso quando serviva che se lo prendesse in qualche modo storicamente. Andiamo avanti. E il tema è che l'Italia è un paese con la più alta motorizzazione al mondo, praticamente se noi togliamo l'Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, la città del Vaticano, San Marino e Monaco, l'Italia è il paese con più automobili private al mondo. Okay, questi sono dati della World Bank, della Banca Mondiale, 625 automobili ogni 1000 abitanti, neonati e moribondi compresi. Questa cosa non ci fa crescere, non ci dà soldi, non ci dà salute, ci crea più problemi di quanto non ne risolva. Lo Stato italiano introita 70 miliardi l'anno dall'automotive, se li dispende tutti in medicine praticamente, e quindi noi ci muoviamo male, siamo stressati, questa cosa è totalmente inefficiente, bisogna levarcela dalle scatole. È meglio che iniziamo proprio a vederla così, perché non c'è altro modo di farlo. Peccato però che appunto introdurre sistemi alternativi di mobilità in qualche modo sia molto faticoso in un contesto come il nostro, perché proprio le persone fanno fatica a vedersi diverse, cioè il cambiamento è difficile, ti credo. Io ho fatto così tanta fatica a capire come portare i miei figli a scuola che l'unica cosa che mi viene in mente è infilare l'automobile dentro il cancello della scuola, travolgendo gli altri che magari stanno nelle mie stesse condizioni, piuttosto che ragionare, parcheggiare un chilometro prima e farmi due passi con mio figlio anziché tenerlo chiuso come un pacco postale in macchina. Quindi parlare di cose di questo tipo è difficile anche a livello di comunicazione. Se tu introduci, come due legislature a questa parte stanno provando a fare come emendamenti e innovazioni al codice della strada, dei cambiamenti, e tu proponi ad esempio che le biciclette possano andare in un senso unico, no? Dall'altra parte rispetto alle automobili, tutti gli organi di stampa nazionali dicono che le biciclette d'ora in poi andranno contro mano. Per me non è un problema, perché io in automobile faccio meno di 10.000 km l'anno e tutto il resto lo faccio con questa roba qua e altro. E però uno che magari deve iniziare a usare la bicicletta come mezzo di trasporto e non con i fiori tra i capelli il sabato e la domenica nei parchi, ci pensa due volte, perché dice: questi qua mi mandano contro mano, siamo scemi. E così la stessa cosa, c'è comunque una grande ostilità, perché comunque le amministrazioni non sono brave a progettare le piste ciclabili, ad esempio tutti vogliono queste piste ciclabili, mamma mia, sta diventando una specie di ossessione. Non sono bravi perché i tecnici comunali spesso non sono preparati nel nostro paese a progettarle, ok? E poi oltretutto quando lo fanno neanche le raccontano bene,
e quindi arriva una pista ciclabile sotto casa delle persone, e quelli dicono: ma scusa, io qua ci parcheggio sotto casa perché questo pezzo di spazio pubblico è mio, è solo mio, e io ci voglio parcheggiare la mia automobile. E quelli hanno voglia di dire: guarda che non è tuo e tu l'automobile non ce la devi parcheggiare, e io magari lo spazio invece che solo la tua automobile e le altre 90 che girano qui intorno a un'altra cosa, e si va avanti così, che poi i giornali ti scrivono una cosa di questo tipo. Quindi la comunicazione di queste cose, la narrazione, è una cosa su cui le amministrazioni italiane dovrebbero veramente cominciare a riflettere. Vai. Per esempio copiando dall'estero, abbiamo parlato, l'assessore ha citato Bruxelles, quel signore con gli occhiali per ridere, l'assessore dei trasporti della città, l'ho conosciuto, abbiamo avuto un sacco di scambi, lui mi ha mandato le sue slide, perché si è preso anche le mie, lui le proietta, io proietto le sue, così bene o male ci divertiamo. E lui ha mandato un hashtag, che sapete che è quella roba col cancelletto prima, che dice Bruxelles per le persone. Guardate qua cosa dice della ciclabilità, poi dice un sacco di altre cose su tante cose. Dice che umanizza una città, porta amore. Avete mai sentito un assessore parlare di amore? Ok, a proposito di biciclette, libera lo spazio, è più economica ed è più sexy. Cioè, questo è il linguaggio che usano lì. Ha parlato di ambiente, ha parlato di puzza, ha parlato di inquinamento, zero. Questo ha parlato di sesso, ragazzi. Bicicletta è sesso. Andiamo avanti. E quindi il modo per fare sesso è liberare tutto, via tutto. Se qualcuno compra un frigorifero, ti regalano la cucina per mettercelo dentro? Non si è mai visto, giusto? Quando tu compri un'automobile ti regalano un sacco di posti sotto la palestra, al ristorante, sotto casa di tua nonna, da tua zia, sotto casa tua. Questa cosa non funziona, quello è spazio pubblico di tutti, ok? Andiamo avanti. Il motivo è crescita economica. Poi possiamo parlare di inquinamento, salute, tutto quello che volete. Però queste cose portano crescita economica. Guardate quella cosa che c'è lì su in alto, dove c'è scritto plant. Vai avanti, Fabrizio. Aspetta, però che entro io, perché non so se mi sentite, ma credo di sì. Va bene, probabilmente se ti ha studiato le lingue come lui, plant vuol dire cliente in olandese, e quella frase significa la bicicletta come motore dell'economia. Beh, questo è qualcosa che noi di Bicicletta Italia Network stiamo portando avanti anche a San Donato, nel senso che sembra una cosa logica, però a farlo capire alle amministrazioni non è così logico, nel senso che nello spazio che tiene quella macchina, quindi noi vediamo un client, cioè un cliente, dall'altra parte possiamo contare, ce ne sono 9, cioè questo è il fatto, che è una cosa semplice, è il come produrre nella città, poi perché se quell'esercizio commerciale dietro è, diciamo, a lato di questa figura, vuol dire che nello stesso tempo in quell'esercizio commerciale possono entrare, se vai con la macchina in quel posto, una dall'altra 9. Era questo, no? Se mandiamo la prossima, è proprio così. Quello lì era un cliente. Notare che la macchina parcheggiata potrebbe essere quella dello stesso negoziante, evidentemente, che sta ferma lì 8 ore. Invece se tu ci parcheggi 10 biciclette, perché questo è il minimo di biciclette che entra in un posto auto, capace che qualcuno, la magliettina o il caffettino, entra e te lo compra. In generale, se tu parcheggi un'automobile davanti a una vetrina, la vetrina non la vedi. Se uno rischia di essere investito e quindi non esce a piedi, non cammina piano davanti alla vetrina. Se uno ci va in macchina sa già cosa deve comprare, è stressato perché parcheggia in doppia fila, compra magari solo quello se lo trova e non un'altra cosa se avesse tempo per pensarci. Quindi è di questo che stiamo parlando. L'urbanismo tattico. Allora, è una cosa molto semplice, l'abbiamo già visto prima, ne ha già parlato l'assessore Di Parini. Via le automobili, facciamo un'altra cosa, restituiamo lo spazio alle persone. Diciamo, io dove la metto l'automobile? Ragazzi, è un problema un po' tuo, eh? Vivi in un hub di mobilità di livello europeo? Forse ci pensi un attimo, se spendi 4.800 euro l'anno, questo ci dice Confcommercio, 7.300 di media nazionale, se anche paghi il mutuo per, e le rate per la macchina, cioè le spese di proprietà, vedrai che se fai due conticini su quello che ti serve te la noleggi o vai in taxi.
cioè, pensaci un momentino, i tuoi bambini sono sani? Vediamo un attimo come si fa. E allora da qua, da un contesto come quello che potrebbe essere qui, si passa a quest'altra cosa. Cioè lo restituiamo alle persone, le persone si cambiano, magari se si parlano scoprono che possono fare dei lavori insieme e l'economia gira meglio. Forse, diciamo, ricominciamo a parlarci. Nel suo discorso di insediamento, ormai qualche anno fa, il presidente Mattarella ha detto una cosa: gli italiani devono ritrovare il loro senso di comunità. E lo spieghi come fai a ritrovare il loro senso, il senso di comunità se vivi in un parcheggio? È un po' difficile, diciamo, perché le nostre città sono dei parcheggi. Allora, quindi queste cose sono partecipative, fortemente partecipative, almeno dovrebbero essere tali, perché in questo momento in realtà se ne occupano delle agenzie, comunque se ne occupano poi anche i cittadini e le associazioni come la nostra. E quindi, diciamo, la cosa interessante è che poi il cittadino può dire in un percorso che inizia un po' prima: io voglio la panchina blu, e non fare che arriva un architetto e dice: qua ci mettiamo l'ombrellone giallo, perché il cittadino dice: no, io voglio la panchina blu, non l'ombrellone giallo, perché io qua ho bisogno di parlare con mia zia che non la vedo mai. O forse se quello lì il bar è troppo piccolo e non c'ha i tavolini, io mi prendo il caffè da sport e me lo bevo sulla panchina blu. Ombrellone giallo a me adesso non mi serve, è dicembre, piove. Ok? Questa cosa ovviamente ha delle radici molto antiche, se vogliamo, perché la motorizzazione di massa in Italia è iniziata molto prima. Alcuni architetti, tra l'altro, ho sentito nella mia ex città, che è Roma, vivo da 18 anni a Milano, tutta questa cosa dell'urbanismo tattico, con il cinismo che è tipico dei miei concittadini, lo chiamano il cinarone. Facciamo il cinarone, non dicono facciamo tactical urbanism, ma Federico ha fatto il cinarone. E quindi Ernesto Calindri, e poi vedete che era ancora valida fino agli anni 2000 con Elio, quest'idea che il logorio della vita moderna andasse combattuto con proprio un'occupazione fisica dello spazio pubblico per un'attività delle persone e non delle macchine, aveva un senso. Qui siamo a San Siro, questo è un patto di collaborazione di cui ha parlato l'assessore, un patto cui aderiamo anche noi di Legambici. Come si fa la trasformazione di uno spazio? Qui c'è Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studio Urbano, con un presidio che dura da anni. Abbiamo visto un'altra immagine prima dove avete scritto, visto scritto cura con quegli elementi tridimensionali. Si tratta di riqualificare pezzi di spazio, segnalando che quelle cose lì non sono terra di nessuno, perché noi siamo introiettati nella famiglia. Certo, ci hanno escluso dallo spazio pubblico. Passiamo da un'automobile a una palestra dove andiamo a pedalare al chiuso. Cioè noi andiamo a pedalare al chiuso nelle palestre, invece di pedalare nella palestra naturale che sono le strade, cosa che veramente a volte sorprende, però è proprio così. Allora, questa cosa significa che quello spazio lì non è terra di nessuno, ma è casa mia. Cioè io non posso pensare solo a quello che ho dentro le mura di casa o dentro l'abitacolo dell'automobile, devo anche pensare allo spazio in termini di condivisione. E questo urbanismo tattico, si chiama così, forse un po' un termine un po' militare, serve a questo, a farci dire, a farci capire che questa roba serve a condividere. Vai Fabrizio. Poi ci sono altri modi. Questo è un esperimento che abbiamo fatto, che si chiama, un'altra parola molto figa, tactical wayfinding, cioè segnaletica provvisoria, strategica, tattica. Se noi abbiamo problemi di finanziamenti per costruire le nostre ciclabili che sono inserite nel PUNS, il piano urbano per la mobilità sostenibile, o nel biciplano, quello che un comune è stato capace di dotarsi, queste cose possono essere verificate in anticipo e continuate a sperimentare mediante dei piccoli interventi partecipati con i cittadini, estremamente economici, che sono le bicipolitane, noi le chiamiamo, noi di Legambici, leggere, cioè fatte in sola segnaletica, si stabiliscono delle fermate, vai, e si adoperano dei cartelli direzionali per far capire di lì passerà qualcosa, si stabiliscono delle formule, vai avanti anche questo, si stabiliscono delle formule con le quali il cittadino può interagire, come ad esempio dei QR code o dei riferimenti a social, pagine social, numeri di telefono, mail, eccetera, che il cittadino gli dice: ma che state facendo, siete pazzi, questa roba qui non ha nessun senso. Oppure uno ti dice: caspita che bello, perché non ve lo fate passare anche sotto casa mia? L'abbiamo fatto a Milano Bike City, che è uno di questi formidabili aggregatori
di contenuti di cui la città di Milano si è saputa dotare ed è andata molto bene. Questo è un altro esempio di tactical wayfinding che stanno facendo in corso in questo momento a Bergamo, dove ovviamente tu ci guardi un attimo e dici: caspita, ma lo sai che non ci avevo pensato che da lì a lì ci metterei 7 minuti, ma io ci metto mezz'ora in macchina a trovare parcheggio e con tutta la roba, ma è possibile che qui ci metto 7 minuti in bici e 15 minuti a piedi? Bah, hai visto mai? Domani ci provo. E questa cosa, domani ci provo, è la palla di vetro di cui fanno tutti questi interventi tattici nel territorio. Quindi piccoli cartelli direzionali, far capire alle persone che quella distanza lì è quella distanza lì. Io i primi giorni che abitavo a Milano, ovviamente non conoscendo la città, giravo con la cartina, ormai sono quasi 20 anni fa, e chiedevo la strada alle persone, no? E le persone mi dicevano: ma è lontano. E io dicevo: abituato a Roma, immaginate, Roma fa 46 chilometri da est a ovest, Milano ne fa malapena 20. Dicevo: vabbè, ma che vuol dire lontano? Cioè, ma lontano quanto? 1, 2, 3 chilometri? Non lo so, forse 1 chilometro. Faccio 1 chilometro, ci metto 10 minuti. Cioè, ma se va bene, ok? Quindi abbiamo una visione falsata del territorio e queste stupidaggini possono aiutare moltissimo le amministrazioni a testare le loro decisioni politiche, ed è la cosa che noi cerchiamo di fare, insieme ad altre. Questo è il metro minuto, è una cosa che hanno inventato in una piccola città spagnola per dire: mappiamo questa città, facciamo sì che sia come una specie di metropolitana, ok? Facciamo delle linee sugli scorrimenti principali o su dei punti di interesse che ci interessano valorizzare. Questa è Ferrara, questa cosa si è diffusa in tutte le, in molte città italiane, ma è caduta dentro un imbuto di, diciamo, disattenzione e di trascuratezza. Perché? Perché da sola non funziona, deve essere rafforzata da altre iniziative come quella dei segnali del tactical wayfinding che vi ho fatto vedere prima. Se cioè il cittadino trova una carta stampata alla ASL, dal dottore, in una scuola, in un ufficio pubblico, dice: ma guarda che cosa interessante, anche qui non ci avevo pensato che fosse così vicino, poi per strada trova il cartello, guarda la carta e dice: ah caspita, questa cosa corrisponde. L'unico posto dove l'hanno fatto in Italia è Fano, e a Fano funziona da 4 anni perché c'è un rimbalzo efficiente tra cartine e segnali per strada. Poi ci sono le sedi ciclabili provvisorie, queste benedette ciclabili. Se non bastasse moderare il traffico, che è una cosa avanti 15 anni, non servono i ciclabili ci sono già, si chiamano strade, ok? Non c'è bisogno di spendere denaro pubblico per fare ciclabili, ma questo, ripeto, forse un po' troppo avanti, soprattutto nei centri urbani. Poi interurbano le ciclabili servono, questo è evidente, servono tantissimo, no? Però si può moderare il traffico, si possono fare provvisorie, facciamoli per una settimana e vediamo come va, perché così il commerciante non ti urla contro: io voglio parcheggiare davanti alla vetrina, e va bene, ok, la facciamo solo per una settimana. È abbastanza automatico che il commerciante striscia e ti chiede di farla poi permanente perché ha capito. Quindi le associazioni come la nostra interagiscono come facilitatori con le amministrazioni. Io ho finito e grazie. L'impatto visivo veramente ampio e, diciamo, colpisce. Ci guardavamo con Fabio perché su alcune cose, sulla cartellonistica smart e sull'andare sul territorio a indicare i punti di interesse, forse qualcosa abbiamo fatto.